Buon venerdì a tutti qui da Sold Out, aspetta un attimo, aspetta glielo chiedo direttamente che c'è Marcella? tutto bene, avevo gli auricolari troppo alti. Troppo alti, e... ma perché colpa di Alan? Ma perché no, lui... perché pensano che sono già troppo anziana, allora me li mettono alti pensando che eh, non, ma non è Reco per quello. E che l'anziano è Alan Viezoli qui alla mia destra. <ride> che, no, che in, mi continua... realtà, in realtà qualcuno ha mi me, hanno messo qua le, le cuffie <ride> perché io in effetti sento pochissimo per cui dovrò e alzare a mano dall'altra parte. Ho sempre le mie, capito? Ah, ah, ma... Esatto. <ride> Adesso infatti ci, ci regoliamo poi dopo durante la pausa. Esatto. Bene, il venerdì è iniziato splendidamente. Esatto. <ride> allora, ho già presentato l'ospite. Esatto. Beh, vedi sì, che, 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 che meraviglia. La splendida Marcella Serli che eh. Tutta di corsa stamattina è arrivata, perché tra, tra i tuoi 857 lavori che stai facendo, ovviamente, contemporaneamente in questo periodo. Due sicuri, due sicuri uno è quello per cui sono qua, e l'altro è, come sai, io ho un programma radiofonico in Rai certo. che va in onda proprio subito dopo questo. Fantastico. Allora, stiamo parlando di un debutto, quello di martedì eh, 14 dicembre, con eh, la replica del giorno dopo, eh, mercoledì 15, alle ore 19 al Teatro eh, Miela, una prima assoluta di uno spettacolo molto 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 interessante, io direi. Beh, anche io, nel senso che eh, quando eh, Sabrina Morena insieme a Giuseppe Nicodemo mi hanno chiamata per fare eh, la regia di, di un testo che aveva eh, diciamo, scritto Giuseppe a partire da eh, George Orwell, ma non dal George Orwell che tutti conosciamo con 1984, quel precursore del grande fratello di oggi. Eh, ma eh, in realtà era tratto da un altro dei suoi romanzi, eh, anzi eh, quello del 1933, quindi in realtà precedente a tutti, che si chiama Senza un soldo a Londra e a Parigi. Eh, quando sono venuti da me per fare questa regia, io ho fatto una controproposta eh, drammaturgica che entrambi hanno accettato insomma, con immenso piacere, eh, nella, eh, sia, quindi la, la produzione della Cooperativa Bonaventura del teatro miela all'interno di Spaesati ovviamente che è curato da, da Sabrina e, e nell'autorialità insomma di Giuseppe hanno accettato questo cambiamento nel testo ovvero il desiderio di eh, ambientarlo ai, cioè di trovare ai giorni nostri eh, questo racconto perché la povertà ovviamente che racconta George Orwell la possiamo in certi casi riconoscere oggi in altro modo e quindi e questo però ha portato anche al desiderio da parte mia di fare un testo brillante invece che un testo amaro come è il romanzo anche se ha dell'ironia sempre George Orwell ma insomma eh, il suo testo è un testo amaro che eh, se non mi sbaglio proprio nel, nel testo originale quello di Orwell lui racconta proprio la sua esperienza gio da giovane insomma di eh, questa vita eh, che, ha, sì, che ha voluto quasi anche vivere insomma chiaro. perché lui era un marxista uno che criticava appunto che era eh, criticava questo stato che stava su tutti e che ti obbligava ad essere eh, nel tuo ruolo di povero. Senza un povero non esiste un ricco e quindi in questa piramide lui diceva noi siamo siamo gli schiavi, eh, gli schiavi di oggi e oggi ancora adesso noi possiamo dirci tutti schiavi comunque di un, sistema, di un sistema che ci obbliga ad avere determinati valori e determinati desideri. Quindi siamo come, eh, eh, come posso dire obbligati. A desiderare anche qualcosa che a volte non desideriamo totalmente. Infatti, la cosa più difficile è capire, scegliere la propria vocazione, lo vedi nei ragazzi anche, no? scegliere la propria vocazione, che è qual è il mio desiderio, qual è il mio sogno. Ecco, sempre più difficile individuare questo perché siamo bombardati da eh, sogni altrui <ride> o da sogni del sistema, diciamo? Sì, no, ma io vedo, io, allora, essendo io eh, il più anziano di tutti qua dentro, posso tranquillamente dire che eh, io ho avuto una grande fortuna, cioè gli anni migliori io me li sono vissuti, me li sono anche goduti appieno. Vedo in invece in questi giovani eh, questa fatica che loro hanno, perché dalla crisi proprio eh, si è tutto livellato in basso. Ovviamente. esatto, infatti i ragazzi tendono anche a fare meno politica, si vede da quanti elettori ci sono e questo è un male perché, io, perché vuol dire che loro non credono che possono cambiare il mondo mentre io alla mia età penso ancora di poter cambiare il mondo dobbiamo sempre coltivare questo fanciullo questo bimbo, questa bimba che c'è dentro di noi, io la coltivo continuamente, ho la fortuna di fare anche un lavoro che permette diciamo di esercitare questa emotività infantile tutto il tempo no? però è, eh, Infatti, io penso che il teatro sarebbe da fare eh, dalle, dalle scuole come materia obbligatoria perché ti permette di conoscere te stesso, conoscere gli altri, stare in relazione. Insomma, questo, eh, questa cosa secondo me già in questo lavoro, per esempio, perché il tentativo che faccio sempre quando faccio qualunque regia è di mostrare, evidenziare anche un gioco per lo spettatore, cioè dove lo spettatore eh, si sente tirato dentro, ecco, dove lo spettatore non è semplicemente, appunto, Quell'estraneo che sta davanti al videogame a, eh, o alla televisione, insomma, nel caso degli adulti, ma è qualcuno che può partecipare all'autorialità stessa del testo. E in questo caso, in scena ci sono, io eh, firmo appunto la drammaturgia e la regia, eh, e ci sono in scena eh, Laura Bussani e Francesco Godina che eh, sono due attori che conosciamo per alcuni eh, spettacoli, insomma qua anche a Trieste, ma che eh, potrebbero sorprendervi invece in, in questa versione di Senza un soldo, come abbiamo chiamato questo spettacolo. Eh, sì, no, beh, è, è assolutamente interessante così eh, il racconto che fai del... Um dello spettacolo eh, mi chiedevo quanto eh, ci fosse poi no, no, in realtà non ho scusami perdonami mi, forse sono io che mi sono un po' perso nel, eh, nel racconto non ho capito quando ti sei perso <ride> no, ne, no, non ho capito esattamente, perdonami Marcella, sì. eh, qual è stato il tuo intervento nella drammaturgia del, del testo, cioè nel senso che lavoro hai compiuto al di là della regia sul, sul testo allora, del, dello spettacolo? Guarda, semplicemente ho chiesto di, congegne, di ingegnare un dispositivo che prevedesse eh, la presenza di attori davanti a noi, ovvero che intanto ho, ho, sono intervenuta sui concetti nel senso che ho voluto portare molto più in evidenza eh, i poveri di oggi mm -hmm. e li ho eh, diciamo esemplificati, ho voluto, ho desiderato e, e questo è quello che ho passato a Giuseppe, Giuseppe ne, ne è stato entusiasta, che i poveri stessi partissero dai quei due attori che noi vediamo in scena, quindi noi assistiamo in realtà anche alla povertà eh, dei lavoratori dello spettacolo e non voglio neanche svelare troppo, e quindi vediamo questi due attori impegnati a dover provare eh, un testo che è un testo di George Orwell di cento anni fa quasi, e a chiedersi anche perché dobbiamo fare un testo del 1933, eh, noi che viviamo oggi altre eh, situazioni di difficoltà e di fatica, e questo confronto tra il testo antico e quello che voi vedrete in scena... E' quello che diventa esilarante in certi momenti molto divertente. Mm -hmm, chiaro. E poi immagino che forse tutta questa differenza tra il, eh, tra il 1933 e il presente non, non ci sarà. Immagino, cioè, nel senso, eh, immagino che, che ci, sia del, de, ci siano molti punti di contatto, insomma, sì, in questo senso. Sì, la povertà di fondo diciamo, si assomiglia, come i desideri della povera gente si assomigliano sempre, no? Eh, ancora oggi possiamo dire che la povera gente, e penso per la mia città Tucumán, così come penso per eh, qualunque eh, città povera nel mondo, desidera l'antenna parabolica, la, la scarpa sportiva, eh, ma anche la macchina sportiva, <ride> insomma, quindi sono desideri. Eh, che ci accomunano come il famoso esempio del telefonino negli immigranti no? quando la gente dice beh ma c'ha un telefonino e beh, eh beh sì perché? Perché lui non può avere gli stessi tuoi desideri <ride> o deve avere dei desideri minori rispetto a te anche se patisce altre mancanze pensa un po' desidera come te pensa un po' che, che cosa assurda <ride> che una persona uguale a te ma infatti, ehm, qua io mh, proprio per entrare un po', no? ovviamente non spoileriamo nulla, non raccontiamo nulla perché dove devono andare assolutamente a, a teatro. Anche perché sono tutti due, due, e tutti due nudi, e... no? Scherzo. scherzo. <ride> 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 Era per, 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 per tirare dentro il pubblico, no? eh, È chiaro, <ride> non esagerare. <ride> <ride> il titolo mi dice: Senza un soldo, in realtà, qua non si parla. Prettamente, io immagino, di eh, povertà economica, ma soprattutto di povertà culturale. Sì, beh, in questo, in questo lavoro in realtà si parla di povertà economica, eh, che però porta in certi casi a. Eh, perché a volte succede anche questo: no? che eh, occupandoci di piccole cosucce diventiamo, e in questo è simile a Giorgio Oro Alan, eh, diventiamo, eh, si evidenziano le piccole meschinità dell'essere mm. umano e le piccole meschinità hanno a che fare ovviamente con una cultura non ehm, eh, una cultura con una preparazione vogliamo dire non, eh, non alta no? non, eh, una preparazione che, non, che pensa appunto che l'arte o la letteratura o la conoscenza eh, non dia da mangiare quando io e eh, come molti altri <ride> sappiamo che eh, insomma, la cultura, l'arte, la conoscenza, eh, la letteratura, la filosofia danno proprio da mangiare, alimentano il popolo perché non c'è ovviamente che infelicità ci può essere se hai tutto, ma ti manca questo. No, no, chiaro. Infatti, c'era qualcuno che diceva che bel mondo sarebbe se. Eh, anche se, se la, la, la fame del cervello fosse sentita come la fame dello stomaco cioè, nel senso quando abbiamo fame eh, abbiamo fame vera eh, abbiamo i crampi e stiamo male quando invece il cervello è affamato non, non proviamo gli stessi sentimenti le stesse sensazioni sarebbe invece bello provarle così eh, eh, saremmo costretti io, io le a provo queste cose <ride> eh, se io non, non... Cioè, mi manca andare a vedere uno spettacolo di no, certo, però... teatro, mi manca andare a vedere un film, cioè, mi mancano esatto. queste cose. Però, purtroppo, non è così per tutti ed è quella, un po' la, la mm -hmm. parte terribile. però triste. io ti posso dire che è una cosa che, tra l'altro, eh, ho chiesto proprio di, di inserire, che è un pensiero che, che faccio spesso anche nelle interviste, così, e eh, che è un pensiero della mia vita. Io credo che il teatro proprio abbia una qualità che non ha nel cinema, eh, che però, già il cinema gli assomiglia in un qualche modo perché. Eh, entrambi eh, tu sei seduto accanto a uno sconosciuto e provi delle emozioni accanto a lui. Questa è una cosa magica. Cioè non sei sul divano di casa tua dove c'è tua madre, eh, tuo marito o indifferente. Tu sei davanti, accanto a uno sconosciuto e ridi e piangi accanto a lui. Che cosa c'è di più rituale, di più eh, meraviglioso? Cioè non c'è la consolazione dell'affinità familiare, ma c'è un'affinità elettiva appunto, eh, maggiore, no? più ampia, che ti permette di essere davanti a, una, a, un, appunto, a, una, a un fatto, in questo caso anche rispetto al cinema, a un, a un fatto che accade lì qui e ora, in quel momento, in carne e ossa davanti a te. E infatti si dice spesso, quando voi accendete i cellulari in platea, eh, e noi quando siamo in scena, noi vediamo tutto, noi vi vediamo, uh -huh. perché noi siamo vivi, <ride> siamo <ride> lì davanti a voi, quindi noi osserviamo quello che voi fate. E il teatro, eh, tra l'altro Francesco Godin ha tatuato un 1 più 1 uguale 3. Eh, perché appunto lui dice, come Artaud, e diceva uno più uno. Cioè... Lo spettatore e l'attore che racconta la storia fanno tre. Perché lo spettacolo è una cosa che sta in mezzo tra noi due, cioè non è una cosa solo mia né solo tua, è una cosa che si crea insieme. Ecco, venite assolutamente martedì. No, non voglio salutarvi, eh, non, non mi stavo congelando, <ride> però ci tenevo a ribadirlo martedì e mercoledì eh, questi, insomma, venire il 14 e il 15 dicembre venite al Teatro Miela perché Assisterete proprio a, questo, a questa forma di gioco leggero del teatro, perché vedrete proprio il teatro a nudo, e questo quello che ho voluto. Diciamo, l'intento è stato questo: è dare questo protagonismo al teatro rispetto alla, alla domanda che mi facevi Alan: è dare il protagonismo al, al teatro eh, inserendo il tema del teatro e inserendo gli attori come i veri protagonisti dello spettacolo che andremo a. A, ad assistere, quindi eh, più che George Orwell eh, si parla attraverso George Orwell di noi, mm -hmm, chiaro. No, scusa, hai tratto una persona. <ride> Beh, spero che sia qualcuno di molto interessante, <ride> bello, appassionante perché io almeno, perché abbia attirato la vostra attenzione al posto di me. Che non so se la gente mi vede, ma insomma, sono la gente ti sta vedendo. Ricordati che ragazza. tu hai una telecamera di fronte a te, <ride> esatto, ricordatelo sì. sempre. Ricordiamo sempre che se, se andate sulla pagina Facebook di Radio Fragola potete vederci in diretta, quindi vedere anche le nostre bellissime facce. Quella di Marcella, molto. Migliore della mia, Anche della mia, è ovvio, ma cioè, <ride> è minimo proprio. Eh? Senti, Marcella, una, una domanda che proprio mi, mi, mi sta a cuore: nel senso che tu sei un'attrice bravissima, secondo me. E però in questo periodo da, da, da tanto tempo ma in questo periodo ti stai anche un po' specializzando sul discorso delle regie nel senso che ti è sempre più uh, impellente a livello artistico anche realizzare queste regie e, mh, dammi un tuo pensiero un no, da, perché da perché no ma voglio che sia un, 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 un pensiero che io probabilmente chiederò anche ad altri artisti che, che verranno che vorrei il piacere di avere qui l'intermissione sul oggi, cioè sul cosa noi eh, dobbiamo rappresentare, nel senso quanto è importante in questo momento la cultura in un periodo così complicato e difficile, quello che stiamo vivendo da, da due anni a questa parte. Insomma. Guarda, eh, allora premetto che io amo molto di più recitare che dirigere, perché Infatti quando recito... L'ho detto, eh, Esatto. Detto, eh. <ride> quando recito la... Eh, non mi occupo altro che di quello che sto facendo io, quindi non devo occuparmi di tutto il resto. E questo da, mi dà una pace pazzesca, allo stesso tempo mi mette in un mi da, e, e poi ho una, un sacco di soddisfazioni perché gli applausi vengono a me perché. e eh, il, il, il regista sta, o la regista sta, diciamo, in fondo all'oscurità di una sala in solitudine. Ecco, eh, non lo so, non lo so, guarda, sono in realtà eh, quasi quanti anni eh, che recito, così quasi tanti, insomma, che faccio la regista. Eh, credo di essere alla quarantesima regia. Eh, ti dico, sono eh, la cosa che posso dirti è che sempre di più mi occupo del, degli attori e degli spettatori. La regia quasi viene da sé, nel senso: certo, poi eh, tanti dicono, ah, ma che visionaria, quante immagini, così, ma non lo, non, è, non lo programmo prima perché trovo che sia più urgente. Eh, stare nel rapporto che c'è tra l'attore e lo spettatore, sempre per tornare al discorso che ti ho appena fatto, eh, per me sta tutto là, in questa potenzialità e in questo desiderio che abbiamo di ascoltare storie. Noi viviamo di questo, credo di avertelo anche già detto in un'epoca. Un noi viviamo di riti e i riti sono necessari per noi per sopravvivere, non possiamo pensare di vivere da soli. Sempre, noi dobbiamo vivere in comunità, dobbiamo vivere in condivisione. E il rito è una delle cose più importanti diciamo, lo, lo, lo facciamo quando c'è un funerale lo facciamo quando c'è un compleanno il rito di spegnere la luce portare una torta con sopra delle, dei cosini con del fuoco sopra mm. <ride> quindi quando eh, facciamo questo è un rito e questa, e questa meravigliosa diciamo, storia insieme che raccontiamo è necessaria e ogni volta che io faccio una regia ho questa sensazione molto forte che... Eh, sto tentando di far eh, dialogare, eh, con anche forse presunzione, non lo so, perché è un tentativo che magari tento di fare io, no? pensando che io ci, ci potrò riuscire, eh, di far dialogare proprio gli spettatori e gli attori e facendo anche capire che eh, appunto la storia è qualcosa che sta eh, tra noi. Eh, che è necessaria per essere catartica. Non, non dimenticatevi mai che dai Greci in poi la catarsia a teatro era eh, lo strumento più forte, non accade soltanto sul palco, accade in platea. È qualcosa di rivoluzionario, venite a provarlo, che vuol dire scatenare un'emozione. Eh, All'ennesima potenza, ovvero il pianto, la risata e farlo insieme ad altre persone, cioè è qualcosa di unico, di magico eh, e, e questo è quello che mi fa fare le regie anche. No, no, ma io lo dico sempre, nel senso che noi stiamo vivendo una vita in questo momento che è abbastanza in bianco e nero, mentre che se entri in un teatro improvvisamente scoppiano i colori. Per cui... Sì, vedi la tridimensionalità, <ride> vedi l'attore soffrire e se, se ti, e se sei sadico, la cosa più bella, stai aspettando che sbagli, che se dimentichi qualcosa. <ride> no, <dai. ride> Come nel vero circo, ma venite al circo del teatro, che è meraviglioso. <ride> momento istituzionale. Facciamo un momento istituzionale, allora ripetiamo che stiamo parlando di Senza un soldo di Giuseppe Nicodemo con Francesco Godina e Laura Bussani, drammaturgia e regia di Marcella Serli. E eh, sarà al Teatro Miela martedì 14 e mercoledì 15 dicembre alle ore 19. Sì, un orario particolare alle ore 19. Uno spettacolo che dura circa un'ora, quindi ve la cavate in pochissimo e poi andate tutti in pizzeria. Perfetto. L'ingresso è 12 euro, riduzioni 10 euro. Ovviamente è obbligatorio il Super Green Pass come da eh, istruzioni ministeriali. La prevendita può essere fatta presso gli uffici del teatro eh, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Potete chiamare il numero 040 34 77 672 oppure vivaticket.com. Fine dei momenti istituzionali <ride> che bello che bello. Allora, so che devi andare a fare un tampone, per cui ti lasciamo, perché... Sì, ne gli... facciamo purtroppo ogni due giorni, esatto. noi sì, ne, li dobbiamo no. fare, anche, pur avendo le, le vaccinazioni fatte, siamo obbligati a questo. Eh beh, eh, anche, anche noi e me, per cui siamo costretti tutti quanti. Noi del mondo dello spettacolo siamo quelli più sicuri. Eh, esatto, esatto. Infatti per questo più che mai vi dico, <ride> venite a teatro, venite a teatro eh, al miele a martedì e mercoledì, eh, vi divertirete, eh, abbiamo, usiamo tutte le protezioni necessarie, quindi non vi, eh, questa, su questa cosa siamo molto sicuri. Come dicevamo nel 2020, l'AGIS aveva riscontrato che... Eh, non c'era stato neanche un contagio all'interno del mondo del teatro, quindi è tantissimo. Nel frattempo mi sembra di aver dato un calcio a qualcosa. Ma non ti preoccupare, succede niente Esatto, se, eh, se desiderate eh, eh, vedere due attori alle prese con una dinamica. Pazzesca e eh, vedrete leggerezza anche su temi così scottanti, così forti, così difficili anche come quelli di Orwell. Ma in un modo divertente, venite a vedere Laura e Francesco eh, martedì e mercoledì al Teatro Miele. E in fondo alla sala Marcella Serli che vi saluterà alla <ride> fine dello spettacolo. Ci sarò martedì, martedì perché <ride> mercoledì vado a Napoli. Eh, però insomma, la replica la continuano a fare gli attori. Ovviamente, <ride> non hanno bisogno di me dopo. <ride> quindi sarà perfetto. Grazie. Grazie infinite, Marcela. A voi. musica che eh, giuro, 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 giuro veramente che non metterò mai più <ride> allora, è stato interessante era molto interessante, sì, sì, sì. non nominiamo ovviamente l'autore perché veramente sarebbe un carino allora io di fronte a me un uh, grande amico Diego Manna che è venuto a trovarci è venuto a ritrovarci finalmente qui in radio dopo un po' di tempo eh, buongiorno Diego Ciao, buongiorno a tutti. Allora, eh, perché è talmente tanto tempo che non veniva qua a causa COVID sì. che si è ritrovato poverino con una telecamera in faccia, con una luce, <ride> tutto il resto. Insomma, vabbè, eh, visto che non c'avevo niente da fare, ci siamo messi a inventarci queste cose qua. Mentre eh, in collegamento, qua lascio a te la parola, caro Alex. In collegamento abbiamo un uh, cantante, autore, attore direttore, regista, qualunque cosa ci sia nel mondo, qualunque lavoro che non abbia fatto, probabilmente anche Spazzacamino e Davide Calabrese. Che possiamo riassumere, tu con Bomber. Bomber, io eh, perfetto. Abbiamo okay. un bomber. No, io in realtà volevo metterti come... Siccome adesso noi siamo anche in, in onda in, in video sulla pagina Facebook di Radio Fragola... lui tu in Zoom. Esatto, lo vedi. Io no, noi non ti vediamo, ma sei, ma sei in Zoom. Io volevo mettere come sottotitolo di te fantasista, ma mi hanno detto che non, non, non sta bene e allora abbiamo rinunciato, però insomma era un po' questa l'idea. Io gradirei il fine dicitore. Il fine, di... va bene, allora la prossima volta ti metteremo il... così. No, io e Diego, alla fine, abbiamo deciso semplicemente di metterti come autore del libro che ha pubblicato Diego. È tutto qua. È esatto. verissimo, è verissimo. Sono felice di questa nuova vita di scrittore di libri, cialtroni in questo caso. <ride> Eh, e anche, anche gli altri che ho scritto con i miei colleghi Oblivion. Questa volta è la prima volta tutto da solo, c'è cioè sempre una prima volta, eh, ed eccola qua: I diari della signora Iole, del de signora Iole, infatti, eh, ed è un libro che riassume in forma romanzata, perché Diego Manna mi ha obbligato a, a farlo in forma romanzata. Eh, I monologhi, fondamentalmente scritti per Ariella Reggio. Eh, monologhi che avevano come protagonista Iole Debegnac, personaggio che sempre di più sta diventando, possiamo dire, quasi una maschera triestina. No? Eh... La, la donna triestina per eccellenza comunque se sono in forma di prosa e non in forma di monologo teatrale è colpa di Diego Manna <ride> perfetto <ride> sì allora diciamo che eh, l'idea forse la Genesi nasce da Ottantena che è lo spettacolo con eh, Ariella Reggio che, eh, di, eh, che è iscritto qualche, era, un anno fa ormai qualcosina anche di più giusto e, e, e dove appunto uh, hai avuto avete avuto l'idea, forse anche con Livia Mabilino se, se ho capito giusto, di dare voce finalmente alla signora De Begnac che è sempre stato un personaggio presente nei libri di Carpinteri e Faraguna ma che non ha mai parlato perché in realtà noi sentiamo sempre parlare il figlio della vicina della signora De Begnac il quale si lamenta della signora De Begnac. Giustissimo, giustissimo. In realtà il personaggio era nato già, il personaggio di Ariella che portava in scena la Demenia, che era nato già in Pronto Mama e poi in Nuovo Cine Svaroschi, che erano Giusto. due ca capolavori mirabili no? eh, <ride> che, che ho scritto per, per la Contrada. Eh, devo dire però che io mi butto con particolare eh, tranquillità in queste operazioni, dove invece, laddove invece Ariella ci va con molta cautela perché per lei Carpinteri e Faraguna eh, rimangono due persone importantissime per la sua vita e Iole Debegnac per lei era una responsabilità da portare in scena. Quindi eh, in realtà, poi hai detto benissimo: grazie a Livia e grazie ad Ariella, che ricordiamo è il mio correttore di botte perché io scrivo sempre delle battutacce molto maschili, come dice lei, e che lei poi deve edulcorare con la frase questo una donna non lo disessi mai. Eh, quindi pubblicherò sempre prossimamente, grazie a Diego Manna, il libro nero del Signor Aiole eh, che avrà all'interno tutte le battute scorrette maschili che Ariella non voleva. Scusa, c'è Diego che non, non, non sta ancora commentando, cioè rimane lì impassibile, ogni tanto alza l'occhietto per dire... Io che... Accumulo, accumulo per adesso. No, no, esprimiti, cioè, con quale coraggio sei riuscito a pubblicare Davide Calabrese? Dillo, dillo. Ah, in, in realtà io ho pubblicato il libro di Davide solo per conoscere, solo per conoscere Ariella. In realtà. <ride> mi sembra giusto. Beh sì, sì, giusto. una buona scusa dai. Sì, poi siamo, siamo riusciti a portare Diego Manna su un palcoscenico, quello della Contrada. Alan a, a, tradimento, eh, a tradimento esatto posso confermare a, a <ride> io dovevo allora, sem semplicemente essere lì in veste di editore quindi no, non fare niente lasciare che lavorino gli altri perché questo l'editore saggio fa e invece <ride> a tradimento mi ha detto ah, adesso saliamo sul palco ci sono giusto quattro sedie e vieni anche tu oh, oh no <ride> Però è andata bene dai mi sono divertito sì, è, è, stato, è stato molto funzionale e soprattutto vorrei ricordare un episodio che ricorderò ai miei nipoti quando sarò in RSA, che alla fine di questo episodio Diego Manna, di questo momento gioviale, mi guarda e mi fa la vendita dei libri per questo evento è andata benissimo. Sei il secondo in classifica della mia casa editrice. E il primo se la boba de Borgo, <ride> è vero, è vero, <ride> è vero sì, per adesso sei a livello leggero. Vabbè, dai, ma quelli, quello ma... è un classico, però dai ormai. <ride> eh sì, 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 sì. La boba de Borgo è stata una, una esplosione pazzesca. Quella presentazione a Borgo, me la ricordo ancora. Con, con i, sono arrivati i carabinieri, <ride> non <Sono> solo <questi. ride> Allora, ricordiamo che nel libro. Allora, il libro è, è strutturato come un diario. È praticamente il diario della, della signora Iole. Che. Appunto, come dice il titolo, che commenta un po' quello che, che, che è stato l'anno di, di, di lockdown, di, di pandemia, e che, che abbiamo vissuto tutti, e uh, inframmezzato a, queste, a questi diari, a questi uh, racconti della signora Iole, ci sono dei QR bar, uh, dei simbolini da inquadrare col telefono, per cui poi si può vedere effettivamente Ariella Reggio che recita queste, queste cose, giusto? Giusto, simbolini. Che ora Diego Manna vi racconterà, stanno già creando delle divisioni, perché poi, eh, ovviamente, il pubblico, magari meno tecnologico, ci scrive: Ciao, ma non riesco a vedere niente col mio telefonino. <ride> è, è vero, è, è vero. E questa cosa è, è nuova, proprio, cioè è fresca da, di stamane. Ci siamo scritti io e Diego Manna <ride> sì, sì, alle 8 di stamane, dicendo guarda che tante persone. Eh, non sono avvezze a questo QR bar che in effetti è una sciocchezza, La mia risposta è stata sì, però quando bisogna ciò, i soldi del decreto sostegni e il speed e lo io lo fai in un quarto d'ora. Quindi eh, insomma <ride> è vero. Eh, no, no scherzo, però eh, in effetti può essere un po' complicato, ma poi alla fine con un aiuto magari di un nipote della Debegnaco, con un nipote si può facilmente... Eh, accedere alla parte secondo me più interessante del libro che sono i monologhi live di Ariella. Dai, facciamo, diciamo così, eh, approfittate del, del Natale quando avete i parenti in casa, i parenti giovani in casa per farvi eh, mostrare come si usa il, il QR-bar e come funziona. Eh, ed è ridere. <ride> esatto, o, oltretutto. Senti, tu hai fatto un... perché ovviamente noi abbiamo Alan Viezzoli che è il nostro lettore ufficiale dell'intera dell radio, insomma, lui fa proprio gli istituzionali, ma in questo caso specifico si muove anche come lettore di, eh, di brani, tratti. Sì, io volevo dare un'idea di cos'è, di, cos di com'è il, il libro di, di Davide e volevo leggere un, un, una pagina di, di, questo, di questo libro. Ovviamente non, no, non sono minimamente all'altezza della Reggio, ma insomma eh, facciamo che... Insomma, ma chi lo è? No, infatti nessuno, è? quindi è semplicemente un, per farvi capire di cosa parliamo quando parliamo dei diari della Sioraiole. In particolare il 20 marzo 2020 <coughs> e dice così. Caro diario, come era il moto Goderme casa mia in Santa Pase, i vicini ormai se tutti in galaico questi film, filmetti e sceneggiati televisivi. A nessun che manca il cinema, mi pare, dai volumi che sento. Tutti quei televisori che ziga, che mi pare d'essere il cine Ariston all'aperto. Potevo almeno mettersi d'accordo su cosa vardar? Una notizia però stamattina magari in cuorà, pareria che Netflix, YouTube e Stramazon i Gabi annunciano un abbassamento della qualità dei film per evitare il sovraccarico dell'internet. Non so cosa vuol dirne specifico, ma par che ne mostrerà i film malamente perché siamo in troppi a vardarli. Se vuoi capire bene, i manderà una versione impoverita del film, invece che Titanic con DiCaprio vedremo Delfino Verde con Colautti visto che se troppi spettatori vediamo roba snianfa. non ha senso, siccome se da un giorno all'altro a tutta Trieste facessi gomitate per andare in cine e il gestore del cine è contento del successo e il cavassi a schermo poi temo sul muro perché siamo in troppi, mio figlio intanto mi ha regalato sto Netflix l'ho goverto per tirarmi su de morale e in un dopo pranzo mi sono vista virus letale, pandemia globale e i diari di Chernobyl Sta cercando passeggiata Rilke e il musical bravissimo no bravissimo tu davide a, a scrivere queste robe sono, sono tutte così sono eh, una, una fucina di, di, di battute di mh, momenti triestini di riferimenti a cose a personaggi di trieste che sono insomma meravigliosi devo dire che la critica più grossa o, o il messaggio più frequente che ricevo da chi ha letto il libro è Cosa c'è il Plutzer? <ride> sì, perché c'è tutta una, un, un, una, una, una giornata del diario dedicata al Plutzer. Sì. Al Plutzer. Quindi ti, ti invito un giorno, da bravo enigmista, quale sei a fare un. Un bel cruciverba con le parole vecchie e tristi. Eh, ma vedere. guarda, si, ci si sta pensando, c'è un progetto in corso, adesso vediamo se in qualche maniera ci si, si riesce a, a trovare un po' una quadra su, su questo. Ma facciamo non, qualcosa per i giovani, non anticipiamo niente. <ride> Eh, Davide, adesso dimmi tu come sei con i tempi, perché sappiamo che sei un po', un po tirato, quindi dici tu se, se... Sì, sono, sono, sono già oltre a dire il vero. Sei già eh. oltre, ma non ti preoccupare perché noi abbiamo qua Diego che ci ha preparato tutta la presentazione dei libri da comprare assolutamente durante le festività natalizie. Assolutamente Grazie. sì, <ride> per cui siamo proprio pronti per fare una carrellata: che quella che è questa meravigliosa casa editrice che eh, Diego ha fondato e che veramente dovremmo ringraziare per sempre, <ride> perché veramente <ride> porta delle chicche meravigliose. Grazie, grazie infinite, eh, ragazzi, Davide, grazie mille per, per essere stato con noi. I diari della signora Iole, Davide Calabrese. Lo trovate in tutte le, le migliori librerie, come si dice. Adesso, con, con Diego, parliamo de, degli altri eh, degli altri libri della casa editrice. Sì, sì. Grazie mille, un abbraccio a tutti, ciao Diego, ciao, ciao Davide, ciao, grazie. Davide grazie, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao. E, e volevo dire che l'altra cosa eh, bella del libro di Davide è che il diario di Signora Iole comincia esattamente il 4 marzo, che è il mio compleanno, <ride> e quindi è <ride> esatto, il secondo motivo per cui l'ho pubblicato. Diego, ti faccio una domanda sì. prima di parlare del, de, degli altri libri, poi eh, sicuramente ci arriviamo. Eh, mi piaceva eh, se ci, se, in due parole quello che hai raccontato sul palco del, del Bobbio il giorno della presentazione, ovvero il lavoro che ci stato con Davide per creare il libro che nel senso uno può pensare che arriva Davide Calabrese che comunque è un nome in città dice ho pronto un libro e tu dici va bene e lo pubblichi invece no c'è stato un grosso lavoro dietro nel senso eh, la casa editrice che tu che tu gestisci che tu dirigi ci tiene comunque che i libri siano di un certo tipo, in un certo formato, con una certa leggibilità, eccetera, eccetera. Sì, assolutamente sì. Albel, eh, il primo lavoro è il lavoro di selezione degli autori che non devono essere dei rompi scatole. <ride> Eh, scherzo, dai, eh, altrimenti Davide sarebbe stato scartato subito. <ride> che bello eh. che adesso che se n'è andato e <ride> esatto, che non, non sta ascoltando, noi possiamo <ride> Non sfogarsi. Mi sento libero, <ride> <ride> eh, no. Allora, beh, mh, eh, sapevo che Davide aveva una certa qualità. e il mio, il mio unico timore era che fosse una qualità teatrale e che mh, avesse difficoltà a, a, a venire trasformata nella qualità anche di un libro che deve vivere da solo quindi non. Eh, mentre il, lo spettacolo vive, eh, grazie anche alla scenicità di Ariella Reggio, il libro deve funzionare da solo. Quindi il, il lettore deve inventarsi, se non ha visto lo spettacolo, se non conosce Ariella, deve inventarsi da solo il personaggio di Sio Raiole. E questa non è una cosa così, non è banale, è una cosa difficile. Eh, quindi prima ancora di, di leggere il libro avevo subito eh, anticipato a Davide questa mia... Eh, questo, è, questo è il mio dubbio, poi mi ha girato il libro e aveva già, ci aveva già lavorato perché <coughs> Davide sa, sapeva già queste cose. Ci aveva già lavorato ed effettivamente già di per sé funzionava molto bene, anche da eh, anche proprio da libro, dico libri in dialetto è diventato un po'. Ho questa, questa di, di distorsione professionale, <ride> <ride> eh, eh, però non è farina del mio sacco. Ho, ho cercato di imparare dal maestro del dialetto che è Nerio Zepper eh, e da lì applico nei miei libri, quando c'è il dialetto triestino, applico le sue, la sua grammatica triestina. Quindi è stato, è stato fatto questo lavoro, è stato fatto un lavoro di, eh, di diciamo quasi di riscrittura un po' del... Del, del testo teatrale però questo l'ha fatto davide e poi è venuto fuori questo libro che è, è secondo me è molto bello a me piace però insomma questo è come chiedere all'oste se, <ride> se, se il, è il buono, buono. <ride> no, se non mi piaceva non l'avevo pubblicato ovviamente chiaro chiaro chiaro, chiaro. Allora, parliamo un po' anche del, del resto, io vedo sì, che vi siete sì. un po' divisi i libri, un po' te e un po' lui, ma il buon Adam nel frattempo mentre noi stiamo parlando, lui manda a manetta come si suol dire, ma è inutile che le fai vedere. Eh beh, vabbè, tanto comunque le c'eriamo, insomma, per, per dire che li, li stiamo che, toccando. Ah, insomma. va bene, Adam per favore inquadrali mentre toccano <ride> i libri, così sono contenti tutti e due. Ah, che bravi che siete a toccare i libri. Oh là. Detto questo, <ride> per chi ci sta anche ascoltando in radio, <ride> Vorrei, de decidete voi l'ordine, nel senso che so che ci, Alan ci delizierà ancora con qualche frammento di lettura e eh, Diego insomma ci presenta un po' cosa regaleremo, cosa troveremo sotto l'albero uh, questo Natale. Direi di far parlare assolutamente Diego. Sì, sì, sì. Ok, beh, allora partirei, visto che abbiamo parlato del dialetto triestino, partirei da eh, L'Aila impara il triestino, che è un libro di Nicol Vascotto eh, dedicato ai più piccoli ed è una, una specie di eh, abecedario del, del dialetto triestino, quindi con poche parole, in realtà proprio perché è dedicato ai piccoli, non puoi subito gonfiarli di parole triestine, poveri. Eh, Sono ci, cinque parole per lettera, le parole più simpatiche del nostro dialetto, con, i, con dei simpatici pupoli proprio per ricordarli esatto, si, si parte dalla A di A come Ailo è un'esclamazione che eh, si dice quando si incontra qualcuno e vuol dire guardalo e dopo con la A c'è Ar... eh? sì, 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 sì. e poi con la A c'è Armelin, Armeron Armenta eh, per esempio, adesso così andando la C è la, ovviamente la C di Clanfa. E lì ci sono io disegnato. Eh. Esatto, vedo col, con, con un otto che tieni in mano. Sì, in uh, giuria de, dell'Olimpiada dei clanfa esatto. Vuol dire ferro de cavallo, ma è più conosciuta per il tufo Che si fa schizzando più in alto che se può che poi qualche purista invece Vero. direbbe: qualche purista del lavoro direbbe che in realtà la Clanfa nasce come ehm, eh, come ferro che si usa in, in edilizia, proprio a forma di. Eh, di, di ferro di cavallo, insomma, mm -hmm. poi da, da lì è nato probabilmente il nome al ferro di cavallo, che per noi triestini è più famoso. Diciamo che i friulani conoscono più quello legato al mondo del lavoro, ecco, mentre i triestini più, quello, più il significato legato al tuffo e al, e al ferro di cavallo. Andiamo avanti, sì. e, dopodiché, sempre per il dialetto triestino, abbiamo eh, i libri dedicati alla, alla figura di San Nicolò. Quest'anno sono usciti il, il San Nicolò, il pezzetto giallo e le zavate de San Nicolò. Che sono gli ultimi due capitoli della collana dedicata al Santo di, eh, scritta da Cristina Marsi e disegnata da Ingrid Curis. Ed è una collana che eh, mi è piaciuta subito perché eh, tutti sanno cosa fa San Nicolò il 6 dicembre: no? Porta i regali ai bambini, i bambini sono contenti. Dal 7 dicembre in poi, San Nicolò tutti si dimenticano di lui perché tanto ha fatto il suo dovere e basta. In realtà, finalmente scopriremo cosa fa San Nicolò gli altri giorni dell'anno, quindi ah, sarà alle prese con dei. Gabbiani che gli rubano appunto le, le ciabatte o che gli rubano il cappello, addirittura le mudande, <ride> eccetera. Bene. Bene. Poi abbiamo, Poi. abbiamo eh, Trieste Cinica, ovvero dal Nossepole al Nossepole Nogasenso, che è dei, del, del collettivo Vile Vampi, e questo è uscito a ottobre durante le, le elezioni amministrative. Era una, praticamente una. una è un, un partito politico immaginario per l'immobilismo quindi si chiama Ancora Trieste no? quindi perché vuole ancorare la città di Trieste e il suo candidato è Italo Nazai che per dimostrare proprio l'apoteosi dell'immobilismo era già morto prima ancora delle elezioni e quindi i vari motti erano mentre gli elettori si recavano <ride> alle urne lui nell'urna c'era già o mentre gli altri <ride> candidati si sburtavano per la Carega, lui, lui sburtava a radiccio. <ride> 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 eh, ehm... Eh sì, Ce cioè, ancora una. Di... <ride> Nel libro ci sono tutta una serie di programmi sì, per esatto. cui vogliamo scontentare tutti col nostro pandoro pieno di uvetta canditi, glutine, <ride> olio di palma e grassi animali in via di estinzione. <ride> Creeremo l'assessorato per il tram fermo. Sì, <ride> a, <proposito>, <ride> a proposito del tram fermo, una cosa divertentissima che eh, hanno ideato i ragazzi di Vile è che proprio il, il, um, il, um, il conducente del tram in Triestino si chiama il frenador, no? mm -hmm. quindi ha, ha proprio il compito di frenare, di rallentare. Quindi il fatto che il tram sia fermo da 5 anni. Vuol dire che il frenatore sta lavorando non benissimo. benissimo. <ride> esatto. <ride> Fammi leggere ancora questa, sì. perdonami. Eh, Rilanceremo il turismo a Coper perché a Trieste il turista intriga e basta. <ride> Beh, Beh, questo sì. è un classico. Sì, sì, <ride> sì, questa è abbastanza vera. Sì. <ride> abbiamo eh, tempo ancora per un libro. Ok, abbiamo allora: c'era una volta Trieste Wood che è praticamente il, um, il racconto di cosa succederebbe eh, se Trieste fosse invasa dal cinema americano, eh, praticamente perché eh, in, in questo libro gli sceneggiatori americani scoprono che Trieste è piena di storia, allora cominciano con eh, il rifacimento di Gangs of New York, che diventa Gangs of Largo Barriera, <ride> e poi fanno talmente tanti film che trasformano un po' la società triestina, ovviamente la società triestina da buoni non sepolisti si ribella. E poi insomma la storia va avanti, adesso no, non, vi dico, non vi racconto come finisce, vi dico solo come finisce L'Island Parentry Sting col titolo Zottolo. <ride> Diego, hai un sito? C'è un sito per uh, la gente per cercare tutti quei, per vedere e scoprire tutti questi libri? Sì, è www.bora.la. Tutti ci domandano come mai, punto. La vi svelo il segreto perché è punto laos. Abbiamo un dominio del Laos perché volevamo l'articolo determinativo <ride> giustamente. Labora, labor, labor. e sono libri che trovate nelle, nelle librerie: tutte le librerie, tutte le librerie. Cioè dove non c'è, chiamate Diego e esatto, lui arriva. Sì, cioè sì, nel senso, esatto. <ride> funziona Poi in questo modo: in, tutte le librerie più bobe. E dove non c'è, dice ma come, voi non siete una libreria boba. <ride> è <ride> chiaro. <ride> E comprate, fate, fate lì, fate, usate questi libri come regali di Natale perché insomma sono, sono tutti meravigliosi. L'ultimo minuto a disposizione per il meraviglioso calendario che io ho apprezzato tantissimo. Perché ci sono delle, de, dei quadri: cioè sono, 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 sono dei, dei veri e propri quadri a rappresentare i mesi dell'anno, e eh, tutti con eh, un unico tema che è quello delle barche. Sì, allora eh, ogni anno eh, volevo fare un calendario illustrato de, da un. Da un artista triestino, l'anno scorso è stato il turno di Sara Paschini abbiamo fatto il calendario Trieste Volentieri, molto bello e quest'anno è di Paolo Pascutto, è Le Navi di Trieste ed è un calendario eh, mi piace tanto perché è molto onirico, quindi ci sono non sono proprio disegnate solo le navi classiche triestine ma eh, Paolo eh, immagina queste navi che vanno un po' in giro per la città quindi si trovano sopra il cielo di San Giacomo eh, poi in gennaio, a me piace tantissimo il disegno di gennaio, sono le barche di Barcola con al posto dei, dei, degli alberi degli alberi veri. <ride> eh, eh, beh, questa qua anche è molto, molto particolare. E non so dove se le sogna Paolo, in realtà questa è una domanda che vorrei fargli. La mattina si sveglia e pensa che una, una nave passi sopra... Sopra Piazza Unità e lui la disegna, è chiaro, eh? Sì. E eh, mi piace così. <ride> Comunque, è splendido, io veramente me lo regali, no? Quello. Sì, 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 questo <ride> <Quello> <ride> me lo sono già preso i io <ride> <di> oggi. <ride> Benissimo, eh, dimmi Ala. No, abbiamo finito direi. Sì, perché c'è il PR di Radio esatto. Popolare che incombe e come una mannaia proprio ci, ci attraversa, per cui io ringrazio tantissimo Diego Manna, Grazie spero di averti al più presto di nuovo qua ospite, poi verrà a parlare anche un po' del, di, di tutte le varie manifestazioni quant'altro che tu segui con, con, con particolare, particolare interesse e con particolare attenzione Insomma, per quello che riguarda poi l'attività la nostra città di Trieste e noi diamo appuntamento per la prossima settimana perché veramente il GR mi sa che sta arrivando. Esatto, ciao a tutti, grazie. Grazie, grazie Diego. Ciao, Diego. Grazie mille, ciao.